Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Diario di un futuro doppiatore. Quest'oggi sono qui per parlarvi di una nuova esperienza che ho fatto, cioè assistere ad un turno di un doppiatore comunque che lo fa da che fa questo mestiere da 30 anni e anche di più. E che dire, cominciamo subito con dirvi le emozioni che mi ha provocato. Sì, tutti quanti vi starete chiedendo, ma come mai mi fai questo video dell'assistere dopo aver fatto il video del primo turno? Perché a quanto pare ormai è più facile lavorare che assistere a un turno di doppiaggio. In quanto, beh, pensateci, alla fine un turno è una cosa che comunque può aiutare entrambe le parti. Nel senso, io gli faccio una parte, loro mi pagano. Un assistere è un favore che ti fanno. Non è una cosa che comunque a loro porta guadagno, anzi, porta solo rischio, in quanto chiunque entra lì dentro ha un problema. Per di più, quando vai ad assistere non firmi neanche nulla. Sei lì, in un certo senso, un po' a nero, ecco. E comunque però sei un rischio di far uscire qualche notizia dei film che escono, sei un rischio che magari puoi fare dei video lì dentro, sei un rischio. E quindi ormai è diventato più difficile, nonostante tutto sembrava essere una delle tappe da fare prima di lavorare, assistere che lavorare. Quindi, che dirvi, appunto... Dopo il mio secondo turno, perché ne ho fatto anche un altro, sono riuscito finalmente ad avere questa opportunità, sempre grazie alla direttrice con il quale faccio il corso. E il doppiatore con il quale ho assistito è Stefano Crescentini. Per chi non lo sapesse, è il doppiatore di Robert Pattinson. E ragazzi, è mostruoso. Sinceramente io... Pensavo, anzi, di essere uno bravo, insomma. Beh, posso capire che in effetti io sono proprio quello che sta iniziando. Cioè, nel senso, vedendo comunque un professionista all'opera, naturalmente voi mi dite, ah, che ti aspettavi? Certo, sicuramente. Però, ragazzi, sono rimasto proprio... Ma che cazzo? Cioè, questo è proprio un mostro, non è un fatto di... Avessi assistito con qualcun altro, comunque avrei trovato qualcuno che qualche errore lo fa. Lui è una macchinetta, cazzo. Cioè, stavo lì e... Non... Cioè, neanche lo guardava il film. Era... Lui provava direttamente sulla prima volta che guardava e la seconda volta incideva perfetto. Su ogni cazzo di scena. Non importava quanto fosse... difficile o quante battute, lui sapeva già come farla. Io, cioè, penso di essere abbastanza bravo in quello che faccio, però comunque mi ci vuole il tempo di per capire la scena, ecco, per capire dove mettere la battuta. Cioè, io comunque la roba più buona che riesco a fare è dopo tre volte. Lui alla prima botta, boom. Certo, sicuramente voi mi dite, ma lui comunque so 30 e pass'anni che lo fa. Sicuramente, infatti non sto dicendo che mi sono buttato giù, magari all'inizio un po' sì, ecco, però non mi sono buttato poi così giù. E che dire, è stata un'esperienza che comunque mi ha insegnato molto, anche se è stato difficile restare al passo con lui. E poi il bello è che lui naturalmente lo faceva senza occhiali, che se l'era dimenticati, perché mi pare che lui porti gli occhiali in sala, quindi neanche proprio al 100% della sua possibilità. Ha sbagliato una volta e basta in un turno di 3 ore. E quando l'ha fatto, sono sincero, un pochino ha tirato un sospiro di sollievo del tipo, allora è umano. E vabbè, che altro dire, è stato molto impressionante sicuramente, e è stata comunque una cosa che ti aiuta, anche perché comunque lui come impronta vocale, anzi io un po' come impronta vocale gli somiglio, non è lui che somiglia a me, e
E quindi è stata anche una cosa che può essermi utile, proprio dal punto di vista di come lavora lui. Io ho sicuramente capito i miei due problemi per quanto riguarda il lavoro di doppiaggio che devo mettere a posto. Cioè il timbrare col fiato quando faccio tipo le parti sussurrate. Io timbro troppo poco e vado troppo sul... proprio sul sussurrato, e non va bene, perché comunque essendo un doppiaggio si deve sentire bene. Nella vita reale si fa così, nel doppiaggio no. E un'altra cosa che ho notato appunto è il fatto che lui è velocissimo a capire sia com'è la scena, dove e che dove mettere le battute, e quella è una cosa che appunto mi manca, e cercherò di allenarmi il più possibile su questo. Una cosa che infatti ho notato: io ultimamente sono diventato molto bravo sui monologhi e ho tralasciato la maggior parte del lavoro, che poi alla fine è così, cioè le scene botta e risposta, e perché quelle lì sono quelle più difficili da fare dal punto di vista di accavallamenti, di capire dov'è la battuta. E, avendole lasciate un po' da parte, infatti io sono molto più in difficoltà a capire dove mettere la battuta in una scena botta risposta che in un monologo, dove tanto è lui l'attore, lo vedo magari anche in primo piano, vedo tutte le smorfie che fa, vedo dove fa le pause, vedo tutto benissimo perché è bello lì, ok? Quindi riesco, ecco, a farli meglio ormai, anche perché mi ci sono allenato di più e li capisco di più, e adesso devo puntare invece più su appunto le discussioni e cercare di risolvere questo mio problema. Che dire, cercherò di assistere ancora ad altri turni, visto che ultimamente se siete aspiranti doppiatori si sta un po' riaprendo il sistema, sempre abbastanza chiuso, però già si comincia a vedere qualcosa in più. Ho visto ragazzi che appunto arrivano e chiedono di poter assistere. Per la prima volta ho visto, perché io poi ho cominciato in pieno Covid a girare, e per la prima volta ho visto gente che diceva di sì. Quindi comunque c'è una speranza, ecco. Ci vediamo al prossimo video. Spero il video vi sia piaciuto. Ciao ciao.